Come si fa a trovare degli ottimi affari immobiliari? Bella domanda. Alzi la mano chi non ha impostato un'email alert sul portale immobiliare che di solito è abituato a consultare. Alert del tipo: non appena qualcuno inserisce un immobile in quella zona ad un prezzo stracciato, tu inviami una mail che io corro a fare l'affare. Altri invece continuano a sostenere che per fare un ottimo affare occorre inondare il mercato di proposte d'acquisto al ribasso, con la convinzione che più proposte faccio al ribasso, più ho la possibilità che qualcuno accetti. E poi ci sono quelli legati alla scuola di pensiero del venditore motivato, la persona che mette in vendita la casa e della quale casa non gli interessa niente, o che magari, essendo alla canna del gas, è disposto ad accettare qualsiasi tipo di proposta. Ma è veramente così che si deve fare per scovare un vero affare immobiliare? Ora ti dico la mia. Io invece sostengo che la possibilità di trovare un affare immobiliare dipende molto dalla tua preparazione. Le possibilità che hai di ritrovarti davanti a un affare immobiliare sono direttamente proporzionali alla quantità di informazioni che tu sei in grado di raccogliere, alla quantità di informazioni che tu sei in grado di gestire. Ma non solo. Grazie alla tua preparazione, allora sarai in grado di riconoscere un affare immobiliare. Sul libro vengono definite problematiche buone, ed è proprio grazie a quelle, alle problematiche buone, che tu riuscirai a far diventare un affare immobiliare quello che per gli altri era semplicemente un annuncio di vendita di una casa. Perché ricordati, questo tipo di informazioni non sono scritte negli annunci. Sta a te riconoscerle. È una questione di metodo. Ci vediamo dall'altra parte.